Ciao! Ciao anche a te, buona serata! Grazie! Eccolo! Io sono barbuto, ma non ho la barba. Questa è la mia nuova cameretta. Bentornati, anzi, bentornato. Questo canestro l'ho comprato ieri, direi di inaugurarlo già con una bella challenge. Uso! Oh! Se io faccio due centri, le palle sono due. Sono tre. No, le palle sono due, come tutti. Faccio due canestri, ti tiro un cartone. No, se me li fai te lo tiro io però. Te lo tiro lo stesso io. Allora, vado però. E campioni! Oh! E campione! Ora è arrivato il momento, dopo non so quanti cazzo di mesi siamo tornati con i life hacks, e visto che era parecchio che non ne facevano, ho preparati alcuni che mamma mia spaccano. Il primo che faremo sarà riempire questa ciotola d'acqua, inserire il mio nuovo iPhone 12 in un palloncino. In teoria non dovrebbe bagnarsi. Ok, ci siamo, è arrivato il momento, è stato bello. Siamo pronti a scoprire la verità. In teoria non dovrebbe essere entrata neanche una goccia d'acqua. Questo life hack è una bomba, ragazzi, è davvero una bomba. È tutto fradicio, cioè. Questo è un life hack particolare, un life hack per chi come me è appassionato di calcio. Cosa ci serve? Semplicemente un telefono e un'applicazione. L'applicazione è OneFootball ed è l'applicazione di calcio più scaricata in Italia, usata da più di 3 milioni di persone. Tu selezioni la tua squadra del cuore, che nel mio caso è la Juventus, Cristiano, e sarai aggiornato su qualsiasi cosa che riguarda la tua squadra. E non solo, anche su tutto il campionato. Avrai tutte le informazioni di tutte le squadre che vuoi. Con OneFootball tu puoi avere tutte le notizie riguardanti al campionato, ai trasferimenti, all'andamento della classifica, agli highlights delle partite. E ovviamente è gratuita, sia per Android che iOS. Vi basta scaricare un'applicazione, cioè è fantastico. Vi lascio il link di OneFootball in descrizione. Passiamo a un life hack di fuoco. Ora vi farò vedere come accendere una candela, spegnerla e accenderla da fumo stesso. È una cosa che ho visto tantissimo su TikTok. Ok. Non l'ho toccato, non mi sono avvicinato, ragazzi. È andato dal fumo. Questo life hack funziona. Passiamo al prossimo. Per questo life hack è importante avere delle bottiglie di vetro. Non funziona solo con quelle della Coca-Cola. Vi insegnerò ad aprire le bottiglie in un modo speciale. C'è chi le apre coi denti, c'è chi le apre col coltello, come ho fatto io una volta. Io vi insegnerò ad aprirle con un altro tappo. Ok? Quindi se le avete tutte chiuse può essere un problema, ma se ne avete già aperta una, allora può funzionare. Vi servirà un tappo, ok? Perché lo apriremo con questo. Praticamente prendete il tappo della bottiglia, lo mettete qua di lato. In questo modo. Mi ricordavo che era anche questo così. Dovete riuscire a prenderlo bene. Forse non era così. Uso. Pronto per darmi una mano? Allora, questo devi farlo tu perché io non sono in grado. Uso. 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 Sì! Sì, uso! Che l'hai fatto usato? Su TikTok stanno girando un sacco di video di maschi che provano gli assorbenti interni Tampax nell'acqua. Io qua ho un assorbente interno, non ho idea di come si usi, per fortuna aggiungerei. Si riescono in acqua e questo coso si apre e tutti si sbalordiscono. Vorrei capire anch'io perché. Attenzione. Ah, non capisco perché tutti si stupiscano. Io ho visto cose molto più grandi entrare in quella roba lì.
Per il prossimo life hack avremo bisogno di un barattolo. Io, per essere vero americano, dato che questo life hack è americano, ho preso questa peanut butter. Che in italiano è? In italiano è crema, no? Sì, crema di... come cazzo si chiamano? Lo so. Burro. Burro d'arachidi, crema al burro d'arachidi. Allora, praticamente io ho visto su TikTok che loro giravano questa cazzo di barattolino e usciva praticamente tutto roteante l'impasto, quindi io ora vi dimostrerò che aprendo è chiuso. Aprendo è così. Ok, è piatto. Ci siamo? 3, 2, 1. Oh, come gira? Eccolo. Eccolo. Un altro giro per sicurezza. Abbiamo anche gli effetti sonori. Bene. 3, 2, 1. Dannazione, questo life hack è incredibile. Questa è una truffa bella e buona. Questo life hack è l'ultimo. L'ho tenuto per l'ultimo perché è il più bello. È quello che sicuramente ci sarà anche in copertina. E spero funzioni davvero, perché gli ultimi sono stati tragici, ok? Abbiamo dei bastoncini, degli Skittles e una macchina per il waffle che ho comprato esclusivamente per fare questo video e non utilizzerò mai più, ok? Noi oggi creeremo delle caramelle giganti di Skittles. E ora vi faccio vedere come. Ora la riempiremo di Skittles. Allora, tutto pronto. Mettiamo i bastoncini. Da che lato li voglio mettere? Così. Siamo pronti. 3, 2, 1... Allora, direi che qua è tutto pronto. Qua è tutto pronto. Sta fumando, è tutto sciolto, quindi stacchiamo la spina. Stiamo per vedere il risultato. 3, 2, 1. Oh mio Dio. Ok. Bisogna lasciarlo asciugare. Bisogna aspettare che si asciughi un attimo, credo. Penso che non utilizzerò mai più questa macchinetta, penso di averla rotta, fusa, tutta, del tutto. Ora aspettiamo che si solidifichi. Come potete vedere, la caramella è pronta per essere mangiata. Questo life hack è stato incredibile, penso il migliore che io abbia fatto in tutti i miei episodi. Siamo pronti per assaggiarla. Ah! Buono, buono, buono. Anche questo life hack è stato fallimentare. Su TikTok fanno vedere tante di quelle cose, ma poi quando provi ne viene una su 5 almeno, se ti va bene.